Buongiorno. Allora, questo sì sarà un video molto breve perché è un video che faccio per sollecitarne un altro che vorrei fare attraverso un dialogo con voi. Un pochino la cosa mi è data anche dal pretesto di un commento di uno che probabilmente l'ha scritto in parte e poi l'ha cancellato. E quindi non sono riuscito a leggerlo tutto, ma è un commento che a me interessa. E dice così: secondo me lei dovrebbe puntare su un tipo diverso di video. La fruizione della maggior parte dei video di questo canale è ostica. Si presentano male, troppo lunghi e con copertine non... Ecco, poi non riesco ad andare avanti. Però, insomma, per me è interessante capire che c'è un problema di copertine, evidentemente. E poi c'è un problema di difficoltà di fruizione. Allora, la difficoltà di fruizione, la lunghezza dei video quando posto delle letture integrali, ovviamente è quella che è, non è che si può intervenire su quella. Quella è quella che è. Magari si può intervenire sulla copertina se è poco invitante, ma bisogna capire perché è poco invitante. Per i video quando parlo sono troppo prolisso. Cosa ci si aspetta? Che quando parlo dica delle cose più brevi, più essenziali, cioè chiuda subito? Oppure se si aspetta di sentire anche un discorso un po' più articolato? È chiaro che non parlo da esperto, insomma, cioè, voglio dire, se uno vuole sentire un discorso logico, scientifico, molto, molto basato sui documenti, su queste cose qua, deve sentire un divulgatore scientifico. Io non lo sono, cioè, io in genere dico le cose per la ripercussione che hanno su di me, quindi le dico come le so dire, insomma. Capisco dai vostri commenti che a volte questo qualcosa piace, a volte no. E magari voglio consigli su come si può portare avanti meglio una comunicazione e anche un dialogo. Allora, questo video è semplicemente per sollecitare dei vostri suggerimenti, dei vostri consigli, delle vostre curiosità, cioè vorrei che mi chiedeste sotto questo video tutto quello che volete sapere sul canale, su di me, se posso essere una fonte di curiosità o meno, insomma, e nello stesso tempo chiedeste dei suggerimenti affinché il lavoro che si fa, il lavoro che c'è dietro a queste cose qua non vada perso. A me hanno sempre insegnato che è un peccato sprecare. Allora, se ci sono delle cose che possono essere utili, nel senso che possono essere formative, insomma, conoscere Dostoevskij credo sia una ricchezza e un valore per tutti. Ecco, su questo canale ormai è postato, diciamo, quasi, non dico tre quarti, ma quasi dell'opera integrale di Dostoevskij, letta integralmente, quindi insomma è una cosa che vale la pena che non si sprechi, insomma, se lo spreco è un qualcosa che si potrebbe evitare e quindi rendere più appetibile quanto di buono ci può essere, insomma, può essere utile. Capisco che invece è inutile quando si cerca di rendere appetibile qualcosa che invece sotto no, non c'è, ecco, però credo che un po' di sostanza sotto questo aspetto nel canale ci sia. Allora sollecito delle vostre domande, delle vostre curiosità, dei vostri consigli, dei vostri interventi. Se mi dite che le copertine sono poco interessanti, per esempio, mi piacerebbe anche avere l'esempio di una copertina più interessante. Non so che chi di voi si occupa di grafica, magari mi facesse lo schema di una copertina tipo in modo tale poi da poterla utilizzare meglio, insomma, quindi da rendere più appetibile, soprattutto secondo me a una popolazione che è più giovane e che è più alla ricerca di essere suggestionata dalle immagini. Io, per quanto posso, vi prometto che nel prossimo video, non nel prossimo immediato, ma in un prossimo video, cercherò di far tesoro dei vostri suggerimenti e di raccogliere le vostre domande e di rispondere nella maniera più sincera possibile, sempre
nei limiti del rispetto poi di una privacy, insomma, che uno a un certo punto nella sua vita intende anche mantenere, di rispondere alle vostre domande con il massimo di sincerità possibile, insomma, e quindi di fare un video poi in cui risponderò a tutto quello che mi chiedete, insomma. Se ci sono delle curiosità, ben lieto di venire incontro a questo. Fine.